questo è il vlog di Daniele Doesn't Matter, perché lui delle cose se ne sbatte. Ciao a tutti, eccoci in una nuova puntata del vlog, dove finalmente per 5-6 minuti potrete vedermi sudare come un maiale. Che caldo fa in questi giorni, si sta morendo. Qua ci sono, sul balcone ho tipo 80 gradi, ci sono delle bistecche che stanno cuocendo. Eccoci comunque nella prima puntata estiva del vlog, come appena detto si sente dal caldo che siamo in estate. Scrivetemi magari con un commento qua sotto che non me ne frega niente se state patendo anche voi il caldo. E mandatemi un po' di pioggia. Di cosa parliamo oggi? Per chi non lo sapesse, ho un terzo canale, Doesn't Matter Mobile, dedicato ai video girati con il mobile, quindi quando sono in, con il mobile, con l'iPhone. Quindi quando sono in giro mi viene voglia di filmare qualcosa, dire quattro cavolate in fretta e furia. E ho deciso di aprire questo terzo canale dove mi filmo e appunto dico quattro cavolate o faccio vedere delle cose particolari. Chi di voi non lo sapesse o non l'avesse ancora visto, qui comparirà il video che è l'ultimo video che ho girato col mobile, intitolato Ragazze Sexy per Torino. Cosa succedeva? C'eravamo io e Luca che stavamo girando, filmandoci mentre stavamo facendo delle commissioni e... cosa è successo? A un certo punto tenevo l'iPhone con la fotocamera frontale, quindi vedevo me e Luca e quello che succedeva dietro. Vediamo due ragazze in costume da bagno che si avvicinano a noi, ma perché raccontarvelo, andatevelo a vedere nel video. Comunque si avvicinano a noi e dicono: ah, state girando un video, bla bla bla. Io e Luca rimaniamo come due scemi a bocca aperta, perché non è normale vedere due ragazze che girano in costume per Torino, dato che, se non lo sapete, a Torino non c'è il mare. E niente, poi vabbè, oltretutto non siamo rimasti soltanto stupiti noi, tutti si giravano a guardarle. E passeggiamo, arriviamo fino in Piazza Vittorio, che è una piazza principale di Torino, e lì incontriamo due ragazzi invece sempre in costume che stavano giocando a racchettoni, proprio come se fossimo stati al mare. Le domande più gettonate lasciate nei commenti di quel video sono state: Daniele, alla fine hai rimorchiato le tipe? No, era una battuta quello che ho fatto nel video, ovviamente non ci ho neanche provato, perché vedere gente che gira per Torino in costume da bagno o sono fuori di testa o c'è sotto qualcos'altro. E l'altra domanda era: Daniele, lei pagate per comparire nel tuo video? Ovviamente no, perché non ho dei soldi da buttare via pagando la gente per comparire nei miei video. Non ancora, purtroppo. Quindi sono andato di seguito a documentarmi per capire se erano pazze o se c'era dietro qualcosa. E infatti ho scoperto che quelle due tipe in costume erano due attrici di una guerriglia. Poi, l'altro giorno, molti di voi mi hanno segnalato di essere comparso in questo video. Che cos'è la street guerriglia? Visto che lavoro in questo campo, nel campo pubblicitario, ci tengo con tutto il cuore a spendere due parole per spiegarvi di che cosa si tratta. In poche parole, è una mossa pubblicitaria in cui vengono fatte delle azioni mirate ad incuriosire la gente. In questo caso, in una giornata qualsiasi di giugno, Shell, per festeggiare i suoi 10 anni della Shell V-Power, ha deciso di mandare queste ragazze e questi ragazzi in costume in giro per Torino, per pubblicizzare il concetto di voglia di estate, perché da quello che ho capito regalano dei gadget se andate a fare benzina alla Shell, inerenti appunto al mare, queste cose qua, materassini, insomma, i gadget acquatici marini. E dopo tutta questa grande pubblicità fatta alla Shell... No, niente soldi, vabbè. Spero che un giorno la Shell parlerà di me in un suo vlog. Perché vi sto parlando di tutto questo? Perché ho avuto un'idea geniale. Voglio sfruttare la cosa a mio vantaggio. Nel senso, sono andato alla fine del video, potrete trovare un link www.vogliadestate.com, che si collega ovviamente al sito di questa iniziativa, dove troverete tutte le date e le città d'Italia in cui svolgeranno questa cosa. Infatti mi sembra fra due giorni, fra due o tre giorni ci sarà di nuovo questo evento a Milano, e poi andatevi a vedere tutte le altre date e le altre città, dove ripropongono appunto questo evento. E sarebbe fighissimo, cioè proprio farei salti di gioia, se filmate anche voi, come ho fatto io con Luca, questo evento, e me lo mettete come video di risposta qua sotto e non là sopra. Mi è venuta questa idea perché potreste filmare questa cosa, magari fare un saluto, non so, California, e se riuscite anche a fermare loro e farglielo fare a loro, ancora meglio. E me lo mettete come video di risposta, io poi li raccolgo tutti in un video unico, e se me ne mandate tanti o comunque rispondete a questa cosa e mi mettete questi video, in una prossima puntata del vlog li raccolgo tutti insieme e faccio un video unico con questi saluti e appunto queste riprese, che è sicuramente qualcosa di particolare, tanto per fare qualcosa di nuovo nei vlog, insomma.
questo è il vlog di Daniele Doesn't Matter, perché lui delle cose se ne sbatte. E ora passiamo alle domande. Qual è il senso della vita? Il senso della vita è... Dani, come stai? Bene, grazie. Perché la gente sta qui a postare domande pensando che i loro quesiti vadano su YouTube? Già, perché? Risponderai no a questa domanda? Daniele, ma ti piacciono i treni? Perché non fai più video con ospiti? Sarebbe bellissimo avere un featuring con altri grandi YouTuber. Nessuno YouTuber vuole fare video con me. Ho provato a chiederlo a YouTube e non c'ha mai tempo. Questo è il vlog di Daniele Doesn't Matter, perché lui delle cose se ne sbatte. Parlando d'altro, sabato 2 luglio sarò su Rai 2 per le finali di Social King. Ricordo che Social King è un programma che va in onda tutti i sabati e le domeniche su Rai 2 alle 9:20 di mattina. Quindi sabato potrete votare in diretta il vostro YouTuber preferito. Vi ringrazio come sempre di cuore per avermi sostenuto nelle precedenti puntate e avermi fatto vincere così da potermi permettere di accedere appunto alla finale che si terrà sabato. È davvero importante per me, è molto molto piacevole il calore che mi state trasmettendo. Me ne trasmettete così tanto che ho persino acceso la ventola e il condizionatore. Cari ragazzi, il vlog di oggi finisce qui, vi mando tanti cari saluti, un abbraccio al papà e alla prossima puntata. Ciao! Vorrei tanto farvi sentire la potenza del mio organo! In giro non risolvi niente, tutto è da cancellare. Scazzo su YouTube, voglio divertirmi, video fighi, zero meno. Becco un video spacco che mi piega in due, fissa assurda, non ci credo. Questo è il canale di Daniele Doesn't Matter, non ne puoi proprio fare a meno. It doesn't matter, se sempre giù ti tira su. Dalla prima volta non ti stacchi più. Non ci sto più. Mamma, Daniele dice che le cose sono brutte. Tecnicamente è quando i media. Tecnicamente è quando i media danno. Quale dei tre c'è? Quale dei tre? Godiamo sentendo notizie più false del. Godiamo sentendo notizie più false del fotoritocco del. E altri ancora sperano di rivedere questo simpatico vecchietto comparire in qualche video soltanto per vedere la faccia che farà uso. Merda, lo sapevo che mi confondevo. I tecnici nucleari confermano che il livello di radiazioni è 10.000 volte su. I tecnici nucleari confermano che il valore della radiazione. Notizia sensazionale! Trovato cadavere putrefatto di una ragazzina candidata al premio Nobel. Il suo assassino l'ha trucidata con 70 coltellate e ha buttato il cadavere in un pozzo di petrolio. Ancora misteriose le cause, ma si pensa ad un omicidio a sfondo sessuale. Dopo la vita in diretta, pomeriggio 5, le interviste a tutti i parenti e gli abitanti del paese, vi mostrerò in anteprima le il suo assassino, la truci... Notizia sensazionale, e ha buttato il... Questo non ce la farò mai! Ancora misteriose le cause, ma... E le interviste a tutti i parenti e gli abitanti del paese. Dopo l'esito. Porca vacca! Che poi, Bin Laden? Ho scordato il cappello! Questo. Ho sentito. Io sono più fattane!